L'aneurisma dell'aorta addominale ha una prevalenza che varia tra 1,7 e 3,3% nella popolazione. Questa incidenza è inferiore nella donna fino a 4 volte. Il perché è rappresentato in primo luogo dal fatto che per aneurisma si intende un'arteria con diametro superiore a 3 cm e le donne molte volte hanno dei dati biometrici, cioè altezza e peso, inferiori all'uomo. Quindi questo è un bias che necessita un maggiore approfondimento. L'aneurisma dell'aorta addominale ha una origine legata in primo luogo al fumo di sigaretta, legata all'età, legata all'aterosclerosi, legata anche alla familiarità, ridotta invece l'incidenza nei pazienti che presentano anche la malattia diabetica. È una malattia che viene diagnosticata inizialmente attraverso un esame ecografico e successivamente meglio studiata attraverso un esame TAC e viene trattata tramite due possibili tecniche, quella classica detta open e quella endovascolare, certamente meno invasiva. Attualmente sono in fase di stesura le nuove linee guida e della Società Italiana ed Europea sulla malattia dell'aorta addominale. Non ci sono novità in termini di diagnosi e di trattamento, c'è certamente la necessità di riadattare la definizione stessa di aneurisma e quindi la sua incidenza proprio nelle donne.